Scociani Orchestra rincontra la banda municipale balcanica. Colori zigani, profumi di strade lontane eppure mai così vicine. Sull'Adriatico vola un ponte fatto di musica, di storie e di tradizioni raccontate dalla voce degli strumenti. Uno degli eventi dell'undicesima edizione del Festival Klezmer di Ancona è stato in prima assoluta il progetto Trasponde. A Falconara Marittima si sono incontrati la celebre Cociani Orchestra dalla Macedonia e la banda municipale balcanica, nata in Puglia 3 anni fa e già una realtà. Abbiamo una serie di pezzi su cui lavorare insieme e spero che in futuro potremo fare molti concerti perché il feeling è davvero buono. Nelle prove in una masseria della Murgia Barese, due modi di approcciare alla musica agli antipodi. I macedoni della Cociani non sanno neanche cosa sia uno spartito, i giovani pugliesi della banda municipale balcanica invece sono cresciuti nella tradizione occidentale della musica scritta, ma il colore zigano avvicina tutti come per magia. L'amore per la musica, l'improvvisazione, il calore, l'energia. È tutto quello che c'è dietro questa musica, questa scelta di vita. Con sorpresa ci siamo integrati immediatamente e con l'improvvisazione, con le conduction che sono praticamente la partitura diventa la mia mano, loro la seguono e ottengono dei suoni proprio un po' pazzerelli, però molto efficaci. Ospiti speciali del progetto Trasponde, il sassofonista Roberto Ottaviano ed il trombettista Pino Minafra. L'incontro con altri linguaggi musicali è scritto un po' nel DNA del jazz. Credo che sia la tradizione più antica e più profonda dell'improvvisazione e quindi la possibilità di attraversare un percorso proprio incontrando la cultura musicale del mondo intero. Il Festival Klezmer di Ancona per la pace tra i popoli ha organizzato anche concerti a Sarajevo e Banja Luka. La Cociani Orchestra e la banda municipale balcanica si sono scambiati un po' la pelle arrangiando gli uni le canzoni degli altri. Gli echi di matrimoni e funerali della fanfara macedone si sono fusi con quelli delle tradizioni e delle feste popolari della banda pugliese. Suggestioni che si incontrano per scoprire che le strade e i colori della musica non finiscono mai.